È giusto che sia così, è giusto che abbiamo questa tempra, questa cattiveria, questa grinta che ci ha permesso di vincere altre partite, di pareggiare questa che sembrava persa immeritatamente. Ci sta, va bene così. Ma sai, noi dobbiamo capire cosa significa giocare a calcio o provare a giocare a calcio. Il primo tempo è stata una partita dove c'è stato solo il Catanzaro ha giocato a calcio, il Catanzaro ha creato tante trame di gioco, parlo del primo tempo. Abbiamo preso gol purtroppo l'unica volta che sono venuti giù, loro si affilavano solamente a questa palla lunga, a questi lanci lunghi, a queste ripartenze, fatte bene per l'amor del cielo, ma come trame di gioco poco. Poi è normale che siamo andati in difficoltà quel quarto d'ora, il secondo tempo dove cambiando modulo non abbiamo trovato le distanze subito, poi le abbiamo rimesse lì, abbiamo corso più di loro, abbiamo meritato il pareggio. Non è per due ripartenze che si gioca a calcio e quindi nella situazione in cui eravamo, soprattutto di assenze, penso che abbiamo fatto molto bene. Contro una squadra in salute, contro una squadra che veniva da aver messo sotto il Lecce, veniva da quattro risultati, quindi la potevamo pareggiare tranquillamente prima. Gomez ha fatto tre parate strepitose, si sono immolati più di una volta sul limite dell'area, forse c'era un rigore, cioè la squadra è andata sotto, ma mi è piaciuto lo spirito con cui ha giocato, ha continuato ad attaccare sfrombattuto, non si è arresa, ha rischiato qualcosa, però è una mentalità di una squadra che gioca sempre. E poi ci sono le partite così. Sì, non siamo stati bravi in quello. Quello non siamo stati, perché abbiamo battuto tantissimi angoli, non so, una decina, forse più di una decina d'angoli in una partita, vuol dire che sei sempre di là, dai. Poi è normale che le squadre che giocano a calcio ti mettono lì, provano a fare la partita, è normale che le ripartenze, se tu vuoi provare a giocare a calcio, le subisci. Se poi invece tu vuoi stare tutti dietro e cercare di ripartire ogni tanto, ne subisci di meno. Ma è una scelta, è un modo di giocare, non è... Io penso che i risultati alla lunga si ottengono così. Vabbè, insomma, quello che ha capito, io penso che noi abbiamo giocato a 4 e non possesso, dai. In non possesso eravamo a 4 e poi ci alzavamo a 3, 4, 3, quindi non è cambiato niente nella fase di possesso, è cambiato nella fase di non possesso che abbiamo fatto già altre volte, mettendoci a 4 e poi ci alzavamo a 3. Se parliamo di come abbiamo giocato, se parliamo di come abbiamo difeso, sì, però ti ripeto, il primo tempo loro non hanno fatto nulla. Sì. Certo, no, ma infatti, ma il primo tempo no, vabbè, no, non era questo il discorso. Volevo dire, forse oggi c'è stato quel pizzico di fortuna che magari in altre circostanze. Sì, c'è sicuro. Certo, siamo d'accordo, ma io ho detto sicuramente il primo tempo noi siamo stati, a me è piaciuta la squadra, poi dopo non siamo stati forse brillantissimi come le altre volte, ma non sto a dire perché mancano 6 titolari o perché c'è stata la sua, non mi interessa quello, analizzo la partita. Poi è vero, potevano farci il secondo e il terzo, però nella mia disamina parlo sempre di uno sviluppo di manovra, perché potrei farvela al contrario, mi metto tutti dietro e quando quando posso riparto, poi mi dite che non gioco a calcio. Ma non è la mentalità di questa squadra. Sono d'accordo, la potevamo perdere e prendere anche il secondo gol, però quello che secondo me va visto sotto un punto di vista, che è una squadra che non si arrende mai, cioè anche sapeva che poteva prendere il secondo gol, sapeva che poteva prendere il terzo, ma ha continuato ad andare. Noi anche quando giocavamo a 4 andava Siri da centrale, quindi una mentalità forte, quello sì. Poi con complimenti per come hanno giocato, per come hanno interpretato le partite loro fino adesso. Poi vediamo dove, alla fine, cioè, se paga più un modo o l'altro, non discuto quello. Però, ti ripeto, la fortuna che ci è mancata anche in altre occasioni. Casomai, ti faccio un esempio, col Matera la dovevi pareggiare, non l'hai pareggiata, e poi hai preso il secondo gol e l'hai perso. Sono d'accordo con te su questo. Peraltro, insomma, avete un po' faticato
Sì. Sì, ma sai cos'è? La difficoltà nasce da una cosa molto semplice. Il problema è che sul manovrato hanno fatto poco. Loro prendono palla, verticalizzi subito su Cesaretti, che è fortissimo nell'uno contro uno con Riggio. Se vogliamo parlare di giocata, è questa. Però ti ripeto, cioè, loro hanno fatto un'ottima partita. Io non sto denigrando quello che ha fatto la Paganese, però faccio un'analisi su un'idea, su un'altra. E ti ripeto, mi è dispiaciuto. Cioè, la posso anche perdere, però prendere il gol così sull'unica palla a cui sono venuti giù il primo tempo, che tu stavi facendo la partita, dispiace, però ci dovremmo abituare. Ci dovremmo abituare, perché ci sta che molte squadre verranno qui e poche se la giocheranno a viso aperto, come ha fatto il Cosenza, come ha fatto il Rende, scusate, il Fondi. Questo è il campionato, però ti ripeto, cioè, oggi avevamo Marin, avevamo Lukanovic, avevamo... bravo. Sì. Qualcosa in più, e forse qualcuno di coloro i quali sono stati chiamati in causa fa un po' rischio. Ma sì, perché le sei assenze contano. Cioè, è normale, non è dire i giovani vanno aspettati, cioè ci sta. Se tu sei la terza società che mette più giovani del campionato a Catanzaro, non mi fate dire un altro nome di una piazza tranquilla, che non sarebbe neanche giusto. Cioè, noi li mettiamo a Catanzaro, cioè, oggi ho fatto i cambi, ho cambiato con tutti i ragazzini, ma a me non cambia, a me è piaciuto, so che ci sono degli errori, dai, si vedono, ma vanno giustificati, vanno aspettati, poi è normale che se io la Paganese ne levo 5 titolari, vengono qui, forse la partita è diversa anche per la Paganese, ma questo non ha cambiato l'identità e come hai sviluppato la manovra, come hai cercato sempre di aggredire, cioè a me è piaciuto anche quando si rincorreva all'impazzata per tutto il campo, cioè significa che lo spirito e la mentalità c'è. Poi dopo il Lecce ci ha pareggiato, cioè, anzi ci ha pareggiato, e la Paganese meritava di stravincere con Lecce. Poi se vogliamo parlare, il Fondi va a vincere, quindi ancora più va a vincere 3-0 a Bisceglie, 2-0, il Cosenza vince a Trapani, quindi si vede che molto probabilmente riusciamo a essere d'impatto contro le altre, contro squadre che poi hanno risultati importanti. Però oggi secondo me è un bicchiere che va visto più che mezzo pieno, per come si erano messe le cose, per le difficoltà che avevamo, e ho fatto i complimenti ai ragazzi oggi soprattutto per lo spirito. Cioè, oggi è una partita dove devi fare i complimenti per la tigna, per lo spirito, che in questo campionato ci vuole. Sì. Sì, sono d'accordo su questa cosa. Sono d'accordo. Dovremmo avere un po' più di equilibrio nel cercare di trovare il gol. Però è anche vero che tu lo cerchi sempre. Cioè, e potrebbe essere, sai cosa potrebbe essere stato? Il fatto di il gol, perché tutti si aspettavano di vincere la fase, quando io ho detto che era una partita non facile, anzi. E quindi dobbiamo trovare, secondo me, la lucidità di arrivarci al pareggio in un'altra maniera, non con troppa frenesia. Però c'è sempre la voglia di, come a Siracusa, fatto il gol, c'è sempre la voglia di andarla a recuperare. Dobbiamo migliorare in che modo? Quello sono d'accordo. Sono d'accordo. Questa squadra, per esempio, come penso da sempre, è bravissima se non deve subire il gol, cioè se deve difendere. Siamo d'accordo, siamo perfettamente d'accordo. A me da solo non me lo faccio molto, però la squadra è la 7. Perché penso che abbiamo giocato bene, o no? Un po' di nervosismo da parte sua. No, questo nervosismo viene durante la partita, perché quando vedi che uno altro ce l'hanno 1-0 e dopo pensano che hanno vinto la partita, iniziano a fare dei casini così. Sì, sì. Di troppo sbagliato. Sì, c'hai ragione. Spero di migliorare, sono ancora giovane. Speriamo che con tempo. Io penso che con tempo diventerò
anche della fase offensiva un po' più grande come pensiero. Senti, il centrocampo che oggi, diciamo la verità, non è stato all'altezza delle altre situazioni, anzi ha creato alcune immagini che hanno consentito alla Paganese di muoversi, di andare avanti. Che cosa a tuo giudizio non ha funzionato? No, noi abbiamo giocato bene, abbiamo costruito bene, solo che dobbiamo migliorare davanti alla porta, perché arriviamo con palla là e non lo buttiamo dentro. Senti Marini, forse proprio anche la tua gioventù che qualche volta ti spinge a commettere qualche fallo di troppo, magari anche qualche fallo di stupido probabilmente, no? Sì, però mi dispiace perché ho preso anche oggi ammonito e non ci sono la prossima partita, però è calcio. Guarda, hai ragione, nel senso, se poi andiamo in svantaggio è ancora più difficile, perché maciniamo il gioco, facciamo un po' fatica a arrivare là davanti e essere più concreti. Però ti dico, è una partita strana, dopo la sosta perdi il ritmo partita, sei un po' con le gambe un po' vuote, non dal punto di vista di fiato, quindi è stata una partita, sì, un po' di fortuna nel pareggiarla, però abbiamo avuto tante occasioni, era giusto un pareggio, dai. Allora, secondo me anche la giovane età della squadra un po' immatura, perché lo siamo stati un po', abbiamo concesso dei contropiedi che non si godevano concedere neanche sullo 0-0, figurati sull'1-0, perché poi in questo campionato perdi 2-0, sei morto. Però ti dirò, stata questa partita è veramente strana, abbiamo concesso tanto, un po' di frenesia, però meno male che è arrivato il pareggio. No, che maciniamo gioco, che arriviamo spesso nell'area avversaria, dobbiamo essere un po' più concreti, però stiamo bene anche fisicamente, ti dirò, abbiamo fatto 90 minuti avanti e indietro, sicuramente il tenere più palla ci aiuterebbe di più. Senti, sei tra quelli che hanno tirato di più, non è un po' strano? Un po' strano come non lo è, perché alla fine è più facile anche per me, giocando un po' più avanti, arrivare al tiro. Faccio i complimenti a Gomis perché ha fatto due bellissime parate. Parte il gesto finale che non mi è piaciuto tanto, un po' di rispetto se lo meritano i nostri tifosi.